In questo video vediamo come impostare i livelli di grigio, che è l'intensità dell'inchiostro, quindi della stampa, con il marcatore K6. Dato che il marcatore K6 può stampare su diverse superfici, sia assorbenti che non assorbenti, in funzione della superficie, questo è sicuramente un parametro da impostare. La scala di valori va da 1 a 10. In questo caso vi faccio vedere. Abbiamo impostato il livello massimo. Come vedete, la scritta è estremamente corposa e quindi ha troppo inchiostro per questo tipo di superficie che non è assorbente. Per questo motivo, e quindi ovviamente impiegherà molto più tempo ad asciugarsi, ma comunque è un valore troppo alto rispetto alla superficie. Quindi a questo punto noi andiamo nelle impostazioni e andiamo a modificare nelle impostazioni di stampa i livelli di grigio. Vedete, questa è la scala di grigi, è una scala che va da 1 a 10 e andremo a impostare un valore 5. Conferma, conferma, andiamo a riaprire il nostro file e andiamo a vedere come appare la stampa con un livello di grigio uguale a 5, quindi alla metà del valore precedentemente impostato. Vedete, in questo caso la stampa si asciuga immediatamente, è comunque definita e contrastata e avrà il vantaggio di consumare la metà dell'inchiostro. Quindi, nel marcatore è possibile impostare la quantità di inchiostro erogata in funzione della superficie su cui andiamo a stampare. Vedete, questo è immediatamente asciutto, mentre questo, che è molto, molto più inchiostro, praticamente impiegherà molto più tempo ad asciugarsi, ma comunque non è adeguato al tipo di superficie. Quindi ricordatevi che nelle impostazioni di stampa dovete sempre impostare il livello di grigio idoneo per la specifica superficie.